sempre, se bentornati nel mio angolo dello svapo, qui come sempre c'è il vostro DJ Vise, che quest'oggi è tornato con un'altra recensione, direi, fantastica. Come abbiamo visto nello scorso video, ho anche l'Engine 2, non perdere tempo e andrei a recensirlo subito, vediamo se OBS è riuscito a migliorare qualcosa che era difficilissimo, anzi qualcosa che è difficilissimo da migliorare perché il prodotto era già perfetto. Quindi ora avviciniamo la telecamera, andiamo a vederlo da vicino, vi faccio vedere anche la rigenerazione, poi riempiamo il vetrino, il serbatoio e svapatone e chiacchierata finale. Signori, eccoci qui, quindi dopo l'Engine 1 abbiamo l'Engine 2, quindi hanno rimodernizzato l'Engine 1 e avendo visto il prodotto che era già l'Engine 1 mi immagino cosa sia venuto fuori in questo, ho grandi aspettative. Detto questo andiamo ad estrarre il prodotto, guardate che bellissima la scritta OBS, si estrae come un cassetto di diamanti, solo che per un Vapers questo è il diamante migliore, guardate qui che spettacolo. Total Black l'ho voluto scegliere questa volta, veramente, veramente, direi, meraviglioso. Qualcosa veramente di magnifico, vediamo che non c'è già più la gabbietta di sicurezza, dove c'è la campana per la copertura delle coil, ma non perdiamo tempo, andiamo a smontarlo. Allora, si svita come il classico, come l'Engine 1. Signori, innovazione nel deck! Veramente la prima volta che vedo questa tipologia di deck. Ed è un deck molto particolare, vediamo, le viti di serraggio sono qui. Qui abbiamo le prese dell'aria dove andranno le coil. Qui la messa del cotone. E poi, ah ok, l'ho già vista, eccola qua. La coil verrà inserita al di sotto, la piegherete e la metterete qui, dopo da farvi vedere la rigenerazione. Ma ho già visto questo. Voi vi chiederete che cos'è questo, è la stessa cosa dell'Engine 1, solo ampliata a quanto pare, dopo vi metterò le foto per farvelo vedere un pochettino meglio. Ecco qui, vedete quell'incavo? Quell'incavo servirà a richiudere il deck con la campana per avere la sicurezza che il liquido non fuoriesca. Ora vado a farvi vedere la campana. Ecco qui la parte esterna dell'atomizzatore, vediamo il vetro, scritta OBS, come sempre swippate in alto, vedo che c'è la freccettina qui. Vediamo la freccettina, qui sappiamo che è da tirare, non lo faccio perché sennò ho paura che mi rimanga in mano il vetro, ma non succede nulla. Allora, vediamo se le becchiamo, eccole qui! Questi dentelli sono in due, uno da una parte e uno dall'altra. Vanno inseriti negli incavi che abbiamo visto prima. Ora io vado a rigenerarlo molto velocemente, perché sarà veramente semplice. Una volta rigenerato vado a farvi vedere la rigenerazione e poi svapatona e chiacchierata su questo magnifico RTA. Figa, veramente fighissima, molto veloce da rigenerare, io in meno di un minuto ho rigenerato e riuscivo anche a parlare al telefono nello stesso momento. Ora basterà mettere il cotone, vedo che gli inviti per il cotone sono molto più grandi, quindi potrete anche abbondare abbastanza con il cotone. Fate attenzione che il cotone fuoriesca là sotto e una volta fatto questo richiudete il tutto, ovviamente stando attenti che la rigenerazione sia abbastanza interna e non troppo sporgente, comunque vi aiutano le prese dell'aria sotto le coil per farvelo capire, io adesso dovrò tirare indietro leggermente questa. Una volta fatto quello potete chiudere la campana e siamo pronti per la svapatona e chiacchierata finale. Nell'Engine 1 avevo criticato proprio questo, ossia la difficoltà di inserire il deck con la campana, perché erano troppo piccole questi dentini e questi inviti per i dentini, erano minuscoli, era molto difficile inserirli. Qui avendoli allargati, sia i dentini che gli inviti, si sta veramente un secondo a chiudere. Come nell'altro basterà swippare verso l'alto, una volta che avete swippato, che bel termine swippare, per in italiano tirare verso l'alto questa, andiamo a far colare il liquido The Q. La capienza dovrebbe essere di 2/3 ml. Veramente qualcosa di spettacolare. Anche qui le prese dell'aria sono al di sopra. Aspettiamo un attimo, ma devo dire che questo è veramente, a parte che Total Black con la Cylon ci sta benissimo sopra, veramente un kit meraviglioso. Cioè io lo consiglio a chiunque. Ora spero che
Andando a svapare non mi deluda, ma non credo, perché il deck è stato migliorato. E la curiosità è proprio questa, è facile copiare un deck Velocity, questo è vero, e andare a inserirlo in un atomizzatore. Non è una critica, però in tanti l'hanno fatto. Andiamo a vedere invece con un deck differente come si comporta. Sempre con 60 watt, andiamo a svapare. E direi che si comporta magnificamente, veramente fantastico. Allora signori, la Roma si prende un 9,5, stanno continuando a migliorare questo prodotto che era già secondo me fantastico. Andiamo a tirare un po' più sul watt, andiamo con un 70 watt. Sono andati a migliorare un prodotto che secondo me era già, direi, quasi perfetto. È di 20, se non sbaglio, 26 mm, perché l'hanno fatto leggermente più grande. Aromaticamente è perfetto. Non si surriscalda, è una figata allucinante. La rigenerazione è imbarazzante, ancora secondo me più facile del primo engine con le torrette Velocity, per il semplice motivo che qui avete il riferimento delle prese dell'aria per regolare quando andrà a chiudere la campana. Non lo nego, io la prima volta che ho rigenerato il primo engine ho sbagliato e ho lasciato le coil leggermente troppo esterne, quindi quando lo andavo a chiudere la campana toccava le coil, le spostava e quindi non mi leggeva la resistenza. Una volta fatto quello, che ho sistemato le coil, le leggeva tranquillamente. Qui non avete bisogno di stare, Dio, troppo lungo, troppo vicino, troppo in là. Voi avete queste semilune che vi danno, sapete che la parte più alta della semiluna non dovete sorpassarla, tenetevi leggermente più interni e avete fatto tutto. Cioè è uno spettacolo questo atomizzatore, lo amo. Secondo me il migliore RTA di tutti. Cioè, finora è qualcosa di allucinante. Allora, la rigenerazione, ripeto, imbarazzante. Non si surriscalda. Tiene 3 ml di liquido. L'aroma è pari a quello, direi, di un Apocalypse. Ecco, l'aroma è come quello di un Apocalypse. Con la comodità, però, di poter avere un serbatoio al di sopra. E questo, ve lo dico già, verrà portato sicuramente al Vape Italy. Questo è mi vedete girare con questo al Vape Italy, sicuro. Secondo me, ragazzi, per quello che costa, compratelo, perché è allucinante. Se volete avere un RTA, quindi un atomizzatore solo rigenerabile, con aroma fantastico, rigenerabilità meravigliosa, semplice, in 2 minuti avete rigenerato, capienza di liquido 3 ml, quindi parecchia, non si surriscalda, al pin sporgente abbastanza per poterlo mettere anche su un tubo meccanico. Io lo preferisco su una circuitata, sinceramente. Ma spinge come non mai. Potete divertirvi a fare sopra quello che volete, ovviamente stando sempre sopra i limiti della sicurezza, ossia sempre sopra quel 0.1 ohm, che è sempre meglio. Ma con questo, veramente, cloud chasing allo stato puro. Io alzerei ancora un po' il wattaggio perché ce la fa. In più il cotone che vi forniscono all'interno pesca veramente benissimo, non è che dopo 3 tiri si sentite un po' il bruciato e dovete lasciarlo lì. No, anzi, potete continuare a svapare senza problemi. E questa è la figata anche. Poi con una box bella potente come una Cylon, come una QC200, secondo me questo viene fantastico. E non scalda neanche tanto, cioè il tiro è abbastanza fresco, non vi brucia il palato, è qualcosa di fantastico. Signori, per me questo, l'Engine 2 RTA, è il migliore RTA di tutti, del 2018 sicuro, il miglior prodotto del 2018. L'OBS ha migliorato un prodotto che secondo me era difficilissimo da migliorare, con quelle 2-3 piccole migliorie ha fatto veramente il botto. Ragazzi, ringrazio OBS perché mi ha mandato questi 2 meravigliosi prodotti. Uscirà ancora un video confrontandoli. Dal mio angolo dello swap è tutto. Il vostro DJ Vise conclude e quindi va a dirvi buona swap a tutti.